L'altro si chiama Letta, l'altro si chiama Lotti. Il nuovo Gianni Letta di Palazzo Chigi è Luca Lotti. Noi abbiamo provato a capire chi è questo giovanissimo ragazzo di cui si sa poco, lo si vede poco. Guardate e poi ne parliamo. Bravo. Sì, sì. Vorrei parlare delle riforme, dell'abolizione del Senato, della riforma del titolo quinto, della nuova legge elettorale. Per il palazzo è il Gianni Letta, o meglio il Gianni Lotti di Matteo Renzi. Per gli amici e i colleghi più stretti, Lampadina, nomignolo che si porta dietro dai tempi di scuola per la sua capigliatura. Di certo, Luca Lotti le tappe le ha bruciate tutte. Eletto giovanissimo consigliere comunale a Firenze, conosce Renzi a 23 anni. Entrambi hanno passato negli scout la tessera della Margherita e da quel momento diventano praticamente inseparabili. Prima alla provincia di Firenze, poi al comune, in Parlamento e alla segreteria del partito, fino allo scranno di Palazzo Chigi, dove oggi è il super sottosegretario di Matteo. Fatemi entrare, vi prego. Tanto non parlo. Insomma, a soli 32 anni, Lotti è l'uomo più potente del cosiddetto giglio magico che ruota intorno al Presidente del Consiglio. I suoi incarichi di governo spaziano ovunque: informazione e comunicazione, editoria, rapporti con le forze dell'ordine e con i servizi segreti, fino all'organizzazione delle commemorazioni della Prima Guerra Mondiale. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo provato a far capire che un'Italia diversa è possibile. Ma non si tratta solo di deleghe. Lotti è l'uomo della mediazione, il vero tessitore di rapporti e strategie. Per alcuni più capace a muoversi nei palazzi romani anche dello stesso Renzi, a volte considerato troppo decisionista. Io sono ottimista, secondo me porteremo a termine le riforme. Se Matteo decide quali partite giocare, è a Luca che affida il compito di pianificare e attuare le strategie per vincere i match più importanti. A cominciare dal patto del Nazareno, è lui infatti, insieme al coordinatore di Forza Italia, Denis Verdini, il custode dell'accordo tra Renzi e Berlusconi. C'è poi la delicata trattativa per il successore di Napolitano al Quirinale, che vede sempre il sottosegretario in prima linea. E anche se Renzi si assume la paternità del blitz di fine anno sul decreto fiscale, chissà che non ci sia proprio la mano di Lotti dietro all'emendamento per far ricandidare Berlusconi in cambio del suo sostegno alle riforme.